sta andando bene, sono molto contento perché c'è molta condivisione, già anche se è pochi giorni che lavoriamo insieme, vedo che i ragazzi fanno domande inerenti a quello che poi andiamo a fare, per cui sono molto felice. È normale che all'inizio tutto può sembrare bello, no? L'entusiasmo iniziale, però le domande che ricevo mi fanno ben sperare per poter organizzare nel più breve tempo possibile tutto quello che c'è da fare come lavoro. La prima cosa della quale stiamo parlando è il fatto di voler essere aggressivi e propositivi, vuol dire cercare di andare il più in alto possibile a rubare la palla, cercare di provare a imporre il proprio gioco sia con che senza, quindi di cercare di determinare con la palla. Poi l'idea è quella di avere un po' di dominio, cercheremo di mettere dentro tante cose, ma più che altro la cosa principale da mettere all'inizio è la mentalità, e bisogna avere la mentalità di voler andare a giocare tutte le partite allo stesso modo, senza una in un modo e in un altro, crearci una nostra identità e cercare di farlo nel più breve tempo possibile. Ma sì, parliamo adesso, è la fase più divertente per voi, più divertente per il direttore, per me è un po' più noiosa perché è chiaro che è un mercato lungo, si fa fino al 31 di agosto, sicuramente qualcosa ancora dovremo prendere, però il mio compito è quello di lavorare sui ragazzi che sono qua e non su quelli che potrebbero o magari dovrebbero arrivare, e quindi ci stiamo concentrando su quello che è il nostro. Qua stiamo bene perché non prendono i telefoni, così non abbiamo distrazioni e riusciamo a concentrarci su quello che poi è il nostro lavoro. Quello che è certo è che i ragazzi che sono qua sono felici di rimanere, non hanno la pretesa di dover andare da altre parti. Questo per me è un vantaggio perché alleno tutti i ragazzi motivati a fare bene. Poi, se dovesse arrivare qualcuno che ci può dare una mano, sarà il benvenuto. No, è bellissimo, devo dire la verità. Guarda, io mi ricordavo Trento, ero molto più giovane e quindi la vivevo in una maniera diversa. Però avevo sempre avuto, poi andando via, un ricordo di Trento. Comunque è stata la mia prima esperienza lavorativa, diciamo fuori. Ero andata a Mestre, ma ero andato da solo, invece a Trento ero già arrivato con mia moglie, anche se ero giovane. E ho sempre avuto un ricordo di un posto un po' diverso come modo di vivere, no? Da me c'è il mare, siamo più aperti, qua ci sono le montagne, una città veramente pulita, e mi ricordo ancora dell'educazione civica che ho trovato a Trento, e ho girato in tanti posti d'Italia ed è la città migliore sotto quell'aspetto. L'ho trovata anche ancora più bella, devo dire la verità, e in alcune cose non mi ricordavo sinceramente niente, però mi ricordavo lo stadio perché è un bello stadietto per la Serie C, voglio dire, è uno stadio che ha ricordi, e soprattutto da lì poi per me è iniziata una carriera importante da giocatore, spero che possa avvenire la stessa cosa nell'altra veste. Proprio ieri dicevo ai ragazzi gli obiettivi, oggi darsi un obiettivo per me è limitante, ma è chiaro che come società e come noi, parte di campo, giocatori, staff eccetera, abbiamo l'ambizione di migliorare quello che ha fatto l'anno scorso il Trento, che possa essere il nono posto piuttosto che due turni dei playoff, cioè o giocare il primo turno in casa, esempio. Però in realtà l'obiettivo rischia poi di limitarti nel caso dovessi arrivarci, no? Invece bisogna cercare di fare il massimo. Oggi guardare cosa potrà succedere a maggio penso che sia più uno svantaggio che un vantaggio. Il vero obiettivo che dobbiamo avere è arrivare l'11 di agosto pronti per la Coppa Italia, ma soprattutto, che è la cosa più importante, arrivare al 25 di agosto con una forte identità. Quello è l'obiettivo che dobbiamo avere oggi. E penso che gli obiettivi se li costruiscono le squadre. Se lavoriamo bene possiamo ambire a qualcosa di importante. Molte squadre partono per arrivare su, poi lottano per salvarsi o viceversa. Oggi noi dobbiamo solo crearci il nostro modo di giocare, il nostro mezzo per arrivare al risultato. Dopodiché magari giocheremo per degli obiettivi che oggi neanche ci immaginiamo. Ecco, a me piace sognare, bisogna sognare di fare qualcosa di importante. Detto ridendo, facciamo un lavoro che in questo momento siamo un po' dei gatti in tangenziale, non è che duriamo molto, no? Ma penso che se ottieni i risultati lavori, se non arrivano i risultati
vai a casa fondamentalmente. Oggi non guarda quello, spero di rimanere qua per più anni, spero di fare più punti possibili con i ragazzi, spero che possiamo proporre un calcio divertente, spero che i ragazzi possano far bene per avere una prospettiva. Mi piace pensare le cose in positivo e non quelle in negativo.